non so di... E c'è lei, Chiara, dal 2015 con Siamo Adesso alle 3:10. Come di consueto torna l'appuntamento con Dillo Facile, ospite in questa puntata William Nonnis, full stack and blockchain developer presso Ministero della Difesa. Buon pomeriggio e benvenuto su Radio Linea numero 1. Grazie, buon pomeriggio anche a voi. Allora, è un tema molto importante che vogliamo subito scartabellare insieme, cioè perché il Ministero della Difesa si occupa proprio della blockchain? Diciamo che questa, tra virgolette, intenzione di ad entrare dentro il mondo blockchain è stata una forte spinta da parte mia e di alcuni altri miei colleghi, dove praticamente abbiamo illustrato che questa tecnologia, questo protocollo, può dare un grosso supporto per quanto riguarda il trattamento dei dati, quindi la sicurezza informatica e la difesa in questi, ultimi 8-10 anni più o meno, qualcosa del genere. Abbiamo iniziato a sviluppare dei progetti attivi su, per quanto riguarda la logistica, l'interscambio energetico, una serie di cose a cui sta testando, perché come ben sapete le nuove tecnologie che tra virgolette si utilizzano quotidianamente fondamentalmente vanno sempre testate all'interno di un ente pubblico statale, in questo caso la difesa, e di conseguenza per capire le vulnerabilità e difendersi qualora ci fosse anche un attacco in merito a queste tecnologie. Beh, sicuramente uno studio interessantissimo, ma cosa ne pensa lei del futuro della tecnologia blockchain in Italia e cosa ci dobbiamo aspettare poi in futuro? Allora, per quanto riguarda la tecnologia blockchain, sicuramente al di fuori dell'Italia è veramente disruptive, cioè di rottura, perché comunque è un paradigma totalmente diverso, le persone sono più, predisposte all'utilizzo di queste nuove tecnologie, mentre in Italia siamo ancora un po' resti, perché comunque la cultura non veniamo da una cultura tra virgolette nativa digitale o che ci permette di entrare in un nuovo paradigma. Sicuramente l'Italia non deve assolutamente farsi sfuggire questa occasione di questa nuova tecnologia, ma come tante altre nuove tecnologie. Ecco perché è importante appunto la cosiddetta formazione informazione, che comunque cerca di allineare tra virgolette il tessuto sociale e far capire che questa tecnologia è la cosa più importante che c'è da capire e che parte dal basso verso l'alto, quindi il tessuto sociale è totalmente coinvolto a 360 gradi. Quindi mi sembra di capire che ci sia anche un gran lavoro da fare proprio nella divulgazione di questa materia, di questo protocollo. Assolutamente sì, infatti il PNRR, parlando appunto di politica e di quant'altro, prevede che una buonissima parte del PNRR debba essere destinato alla formazione delle nuove tecnologie, perché non possiamo affrontare un cambiamento di rottura, un disruptive, un cambio di paradigma che coinvolge appunto il tessuto sociale, e tutto questo deve partire appunto dalle scuole fino all'università, alla formazione nelle aziende, nelle pubbliche amministrazioni, eccetera. Ma se non iniziamo dal tessuto sociale, quindi dal basso verso l'alto, appunto dalle scuole e quant'altro, non riusciremo mai a governare questa tecnologia, perché le tecnologie vanno governate e non subite, ma così facendo, allo stato attuale, le subiremo tutta la vita. Dillo Facile ha ospitato William Nonnis, come dicevo, full stack blockchain developer presso Ministero della Difesa. Buon lavoro, in bocca al lupo per tutti i progetti futuri. Grazie anche a voi.